Ok, volume a posto. Mi sistemo questo treddino. Salve a tutti, mi sono messa gli occhiali oggi per sembrare più dominante. No, più professionale, non so. Comunque, sto facendo questo dread di capelli sintetici e ho pensato di fare questo video a tempo perso perché volevo farlo da un po', non avevo mai tempo di farlo, ok, adesso non sto impegnando il mio cervello con altro, per cui... Lo shampoo ideale per i dread, liquido o in saponetta? Allora, ci sono tante cose da dire su questa cosa, su questo argomento. E per prima cosa devo dire che non prendo neanche in considerazione gli shampoo liquidi che si comprano in supermercato, quelli tra virgolette normali, perché non sono adatti ai dread, punto e basta. Nel senso che quelli lasciano residui e sono pieni di schifezze, e non vogliamo le schifezze nei dread perché sono difficili da tirar fuori, insomma. E teniamo solo conto, cioè prendiamo solo in considerazione gli shampoo residue free e gli shampoo per dreadlocks. E se volete approfondire questo argomento, c'è la pagina su Dreadlocks, scusate, su Dreadhead Italia. Che linkerò qua sotto, c'è cioè sia quella con i prodotti consigliati che quella sul lavaggio dei dreadlocks. Comunque, sta arrivando qualcuno. Oh, ciao patata, ciao. Apro il cane un attimo. Eccomi, allora, dicevamo gli shampoo, ok, shampoo liquidi o in saponetta? Allora, pensiamo in termini di pH, quindi acido e alcalino, perché sono cose fondamentali sia per la salute dei dread, sia per lo stato dei dread, la salute dello scalpo e insomma i risultati eventuali che avremo. E per cui lo shampoo liquido normalmente ha un pH bassino e quindi un po' acido, e che secondo quel che ho visto si aggira attorno al 5,5. La pelle ha anche un pH leggermente acido e i saponi solidi hanno di solito un pH altino, abbastanza alcalino, che può arrivare fino anche al 10,5 secondo le mie ricerche, e quindi parecchio alcalino. E quindi per avere un equilibrio del pH della pelle bisognerebbe comunque stare attenti a queste cose, anche se non serve proprio farsi terrorismo psicologico, insomma. Comunque, se avete notato che i saponi solidi seccano i capelli, è per questo principalmente, perché il pH del sapone solido, che è alcalino, apre le cuticole e crea questa sensazione di capelli stopposi e secchi. Per cui, lavandosi i capelli con sapone solido leggermente alcalino, i dread creeranno, cioè i capelli creeranno più frizione tra di loro e tenderanno a dreddarsi più facilmente, ed è probabilmente questo il motivo per cui tanti dread maker consigliano il sapone solido. Io sarei dubbiosa sull'uso del sapone solido sullo scalpo, perché appunto se è abbastanza alcalino, sarebbe da vedere quanto alcalino è, però se è abbastanza alcalino può creare comunque può creare prurito, ad esempio secchezza o anche sì, problemi allo scalpo che nessuno vuole, giusto? Per cui io sarei così un po' sarei attenta con l'uso dei saponi solidi, però è vero che effettivamente aiutano a dreddare i capelli, mentre i saponi liquidi il problema che hanno, siccome sono un po' acidi, quello che fanno è il contrario, quindi chiudono le cuticole. Per cui se voi avete presente cosa sono le cuticole, sono, se prendete il fusto del capello, facciamo finta che sia una roba gigante così, le cuticole sono tipo delle squame che quindi quando la sostanza è alcalina si aprono, si alzano e quando è acida si chiudono, e quindi il capello diventa perfettamente liscio, lucido, e questo è uno dei motivi per cui viene consigliato anche a persone che non hanno i dread di fare i risciacqui con l'aceto per rendere i capelli lucidi, perché l'aceto è acido e quindi chiude le cuticole. Quindi, siccome chiude le cuticole, probabilmente avremo meno attrito e i capelli si dredderanno meno facilmente, anche se comunque non è che sia una cosa... Cioè, non, insomma, sì, i capelli si dreddano lo stesso in sostanza col tempo. L'acqua comunque ha un pH di 7, che è il pH neutro, idealmente, nel senso che poi ci sono minerali sciolti o diverse condizioni per cui il pH va su o giù. Poi, che altro c'è da dire? Sì, un'altra cosa c'è da dire. Allora, shampoo liquido, come usare i due diversi shampoo, no?
Anche se c'è scritto che residue free lo shampoo liquido, comunque un minimo di residui li lascia, quindi l'ideale sarebbe prendere un po' di shampoo nella mano e una parola tecnica per dire questa cosa, comunque diluirlo leggermente con l'acqua e poi metterselo, massaggiarselo sullo scalpo, non sui dreadlocks. E questa è una cosa che comunque si dovrebbe fare anche con i capelli normali, non dreddati, perché in realtà non serve lavare con lo shampoo il fusto dei capelli, a meno che non siamo andati a lavorare con la testa nella polvere, non lo so, perché diciamo la fonte dello sporco principale per i capelli è di solito il grasso che la cute secerne, quindi che lo scalpo secerne, quindi quello da lavare di solito sarebbe principalmente lo scalpo. Per cui anche con i dreadlocks bisognerebbe prendere un po' di shampoo, diluirselo un po' nella mano e poi metterselo sullo scalpo, massaggiare bene 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 lo scalpo, come ho già detto in diversi video, perché comunque se teniamo conto che i dread non si pettinano e quindi non abbiamo quel massaggino, qualcuno urla, col massaggino quotidiano che riporta ossigeno allo scalpo, che aiuta la circolazione e aiuta come dire, la rigenerazione della pelle. Per cui bisognerebbe massaggiarsi bene 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 lo scalpo e risciacquare bene, eccetera. Per il sapone solido, invece, quello che mi sembra logico dire è che non spalmatevelo direttamente sui dread, perché sennò questi pezzettini del sapone rimangono incastrati, cioè per logica, no? Poi perché dovreste spalmarvelo sui dread? Non è che i dread sono sporchi, o come i capelli, non è che i capelli sono sporchi, a meno che voi non li immergiate nel fango o che ne so. E anche se li immergete nel fango o fate qualcosa del genere, o nel cibo o nella pittura o che ne so, che ogni tanto capita, non... Lo shampoo, mettere lo shampoo dentro il dread non aiuterà la schifezza a venire fuori più di tanto, perciò quello che sarebbe ideale fare è farsi un soak, quindi mettersi a mollo con la testa nell'acqua e sfregare, oppure anche nell'acqua col bicarbonato ancora meglio, ricordandosi poi di fare un risciacquo all'aceto per riportare il pH appunto a una condizione ottimale. E poi che altro c'è da dire? Sì, alcuni dicono io mi faccio saponi solidi in casa, non ho mai avuto problemi con i dreadlocks. Sì, cioè ognuno scopre cosa va bene a sé, insomma, per cui io posso fare le mie scelte, voi potete fare le vostre, però ho pensato di mettere fuori questo video perché certe cose potete anche non essere d'accordo, ad esempio sul fatto che la lunghezza dei capelli non va lavata, cioè, nel senso, sì, capisco che possiate non crederci, però era una cosa che avevo provato anche quando non avevo i dread ed effettivamente aiutava i miei capelli a essere più in salute, perché io ci credo, voi credete quello che volete e soprattutto fate la scelta che volete, fate esperimenti, vedete cosa vi piace e sì, io vi do consigli che mi sembrano logici, quindi quelle st le storie del pH e le storie di non strofinarsi la saponetta sui dread, mi sembra logico, insomma, però ognuno fa quel che vuole e sì, e tutti stanno bene, giusto? Allora, i residui sono un argomento abbastanza non tanto chiaro, c'è un sacco di gente che sostiene di non avere residui quando in realtà probabilmente ce li ha. Lo shampoo, qualsiasi shampoo si usi, un minimo di residui li lascia, per cui l'unico modo funzionante per pulirsi veramente i dread è fare un lavaggio profondo al bicarbonato ogni tanto, e se volete il tutorial c'è tra i miei video, e magari lo metto alla fine di questo video, ecco, quindi non serve che ve lo andate a cercare adesso. Comunque, il lavaggio al bicarbonato tira via tutte le schifezze dai dread, e io so che i miei dread sono abbastanza puliti perché quando me lo faccio, almeno l'ultimo che mi sono fatta, l'acqua è rimasta abbastanza pulita, mentre che per altra gente che magari usa lo shampoo viene fuori un po' schifosa l'acqua. Magari metterò anche
qualche clip di qualcun altro che si fa il lavaggio al bicarbonato. Ecco, quindi io non uso niente e credo che per questo motivo non ho, ho proprio pochi residui. I residui, quando sono tanti, creano problemi come muffa, cattivo odore, i dread ci mettono un casino ad asciugarsi, eccetera. Quindi andrebbero evitati, però nel caso voleste usare shampoo, comunque sappiate che il lavaggio al bicarbonato vi aiuta a rimuovere questi residui molto bene. E una prova è per esempio il tipo di Lazy Dreads, che è un tizio che seguo recentemente, che non ha più i dread, si è tagliato, si è aperto i dread che si è rimosso, quindi li ha tagliati in due e ha mostrato cosa c'è dentro, e dentro non c'era assolutamente niente, e lui era uno che comunque usava lo shampoo, ma si faceva anche il lavaggio al bicarbonato, quindi secondo me il lavaggio al bicarbonato fa una grande differenza. E ho conosciuto diverse persone che si lamentavano del fatto che i loro dread non si asciugavano mai, e non è la mia esperienza, e credo che non sia la mia esperienza perché appunto non ho tanti residui dentro che fanno questa pappettina, quindi trattengono l'umidità quando i capelli si bagnano. Ok, quindi questo è detto. La differenza dei residui che lasciano gli shampoo liquidi e gli shampoo solidi non ve la saprei dire, però secondo me dipende da principalmente da come usate lo shampoo, nel senso che se voi lo diluite con l'acqua prima, nel caso del shampoo liquido, e lo sfregate sulle mani invece di spiaccicarvelo sui dread, i residui saranno ridotti al minimo, che è quello che vogliamo. E poi, i residui secondo me non sono evitabili usando lo shampoo, però si possono rimuovere in parte con il lavaggio al bicarbonato, perciò non preoccupatevi se volete usare lo shampoo di qualsiasi tipo. E basta che appunto non ve lo spiaccicate direttamente nei dread, perché poi è difficile da tirar via. Io nel mio caso, io usavo shampoo prima di avere i dread, ma ho smesso di usarlo anche prima di avere i dread, e lo usavo appunto, come ho detto, solo sullo scalpo. Poi ho deciso di smettere completamente di usare lo shampoo e ho scoperto che funziona molto meglio per me, per i miei capelli, non usare lo shampoo di nessun tipo, e quindi io mi lavo i capelli semplicemente con acqua calda e massaggiando molto bene lo scalpo, e sono a posto. E questo io lo posso fare quando voglio, per cui il fatto di non potersi lavare i dread tanto spesso è un po' una leggenda. Però c'è da dire che è vero che lavandoli e massaggiandoli soprattutto si possono un po' disfare se sono giovani. Se sono ben maturi e compatti, no, alla fine, cioè le lunghezze non si disfano più. Però se sono giovani si possono un po' disfare, e comunque si creano capelli liberi. E a molta gente i capelli liberi non piacciono. A me non è che fanno tanto schifo, se devo essere sincera, quindi quando mi faccio la manutenzione non me la faccio proprio strettissima, perché non mi piace la sensazione di avere i capelli che tirano e non mi piace strapparmi i capelli dallo scalpo, quindi a me, per me i capelli loose, sciolti, non sono un problema, e quindi mi lavo i capelli con un buon massaggio allo scalpo quando cavolo voglio. Se usate lo shampoo, siccome lo shampoo comunque va a interagire con lo scalpo in modo un attimo più importante rispetto a solo l'acqua, e sì, non esagerate, cioè neanche quando si hanno i capelli sciolti, comunque non dreddati, non si dovrebbe usare lo shampoo tutti i giorni, ma questo si sa. Se pensate che durante la vostra giornata i capelli si sporcano particolarmente, quello che vi può che può aiutarvi davvero, più che lavarli spesso, è proteggerli con un turbante quando dovete fare cose con la polvere intorno, o legarli quando dovete mangiare, per esempio, che così non vi cadono nel cibo o cose così. E però lavatevi quando volete, e lo shampoo, io non saprei neanche quanto consigliarvi di usarlo, perché io non lo uso, cioè lo uso pochissimo. Comunque, se fossi io, non userei lo shampoo più di una volta a settimana, poi fate voi quello che volete. Io ho sempre asciugato i dread all'aria, però da quando i dread, per via dei miei viaggi, non ho mai fatto esperienza di un inverno rigido, e quindi ormai sono quasi 2 anni che io non faccio esperienza di un inverno rigido. Questo inverno, proprio tra qualche mese, io sarò in Scozia, nel nord della Scozia, quindi si presuppone che l'inverno sia rigido, non so come farò, però finora li ho sempre asciugati all'aria senza un problema. E in Scozia non so, vedrò se asciugarli all'aria sarà un problema, che può essere che non lo sia, allora li asciugherò col phon, immagino. C'è qualcuno che si fa tipo headbanging, se li fa praticamente sgocciolare dappertutto. Si sente dire anche di gente che si è fatta male facendo così.
Per cui, bah, non so, io non faccio l'head banging e i capelli mi si asciugano comunque nel giro di 3 ore anche in posti molto umidi come la Scozia o il Friuli Venezia Giulia. E se vi va, fatemi sapere in un commento come scegliete di lavarvi i dread voi e basta, ci sentiamo al prossimo video. Buon weekend! Last name of the year, conscience to the sweet, yeah.